Intorno al 530 a.C., i vasai ateniesi inventarono una tecnica decorativa rivoluzionaria che diede alla città l'assoluto predominio sul mercato mediterraneo della ceramica, la tecnica a figure rosse. A differenza della più antica tecnica a figure nere, che prevedeva la campitura completa delle figure e la resa dei dettagli interni tramite graffito, con la tecnica a figure rosse il ceramografo tracciava solo il contorno delle figure e poi verniciava interamente lo sfondo, risparmiando nel colore di base i vari elementi della raffigurazione. In questo modo l'artigiano si trovava ad avere una maggiore libertà nella definizione dei particolari anatomici, nella resa delle vesti e dei tratti del volto, e potevano essere realizzati con tratti in nero di diverso spessore e con vernice più o meno diluita. La ceramica attica era destinata ad essere utilizzata durante il simposio per la preparazione e il consumo del vino. Il simposio era un momento importante di vita collettiva, di comunione e allo stesso tempo di spettacolo. Al consumo del vino erano associate la musica, le danze, la poesia. I vasi per il vino non erano semplicemente oggetti d'uso o accessori della tavola. Con le ricche raffigurazioni dipinte, i prodotti dei vasai attici divennero formidabili veicoli di immagini e di trasmissione culturale. Nelle anfore e nelle pellicai il vino veniva trasportato nella sala del simposio. Per versarlo si utilizzavano attingitoi e brocche. Per i greci il vino non doveva mai essere consumato puro, ma veniva mescolato con acqua in grandi recipienti denominati crateri. La bevanda così ottenuta era poi offerta ai convitati nelle coppe.